giornalisticamente la classica partita dove sui titoli di coda cambia il titolo, perché ti aspetti un finale in un modo, poi invece è bastato quel colpo di coda che ha letteralmente cambiato la partita, una partita che comunque tende, a mio parere, avrebbe meritato certamente di più. Sì, cambia il titolo. Cambia il titolo, ma non da sostanza, nel senso comunque penso che la squadra abbia fatto anche una gran partita, abbia meritato questa vittoria, abbia saputo soffrire, ha avuto buone occasioni, poteva raddoppiare, è rimasta in gara equilibrata anche quando c'è stata l'inferiorità numerica, quindi veramente devo fare i complimenti ai ragazzi che oggi hanno fatto veramente una prestazione strepitosa. È una qualità che noi abbiamo, questa qua, perché i ragazzi hanno dimostrato di giocare con il cuore, esatto, di reagire anche a alcune situazioni sfavorevoli che sono successe davanti ai 90 minuti, contro una squadra molto forte, contro una squadra organizzata, contro una squadra che a un certo punto aveva un gran numero di attaccanti e che attaccanti in campo, quindi veramente a mio avviso è stata un'ingiustizia per quello che hanno dato i ragazzi in campo, pareggiare e siamo stati premiati comunque con questo gol agli ultimi minuti di un ragazzo appena entrato, davvero davvero bello. Senta, probabilmente non da divento per tutti, la squadra è quella di tutti, ma di però sono un po' di giocatori ci hanno impressionato un po' più degli altri, no? Mi riferisco per esempio a Privato, Corazzo, cioè giocatori anche abbastanza giovani, però non hanno mai tremato, anzi hanno messo più volte di poter organizzare. Fatico a fare nomi, ma non perché non lo voglia fare, no? Io li faccio nomi se ce la fanno. Ma realmente penso che tutti quanti abbiamo fatto una partita sopra le righe. Non poteva essere diversamente contro un avversario di questo tipo. Al di là dell'aspetto tattico e qualitativo, che comunque a mio avviso va sottolineato, che la squadra fin quando è rimasta in 11, a mio avviso ha giocato anche bene, creando anche alcune situazioni importanti. E poi, come si è detto prima, a un certo punto c'è da mettere altre qualità in campo, che è la voglia di soffrire necessaria per portare a casa il risultato in queste situazioni. Lui è vero, c'è stato il cuore alla fine, ma mi pare che nel primo tempo c'è vero parlare di organizzare, che ne ha fatto anche un secondo punto di vista organizzativo praticamente da quando ho sbaglio. Abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti a sviluppare alcune situazioni anche con una certa qualità nel palleggio. Il primo tempo secondo me è stato fatto molto bene e anche il secondo tempo abbiamo avuto una ripartenza importante con Vivacqua che poteva fare 2-0, quindi veramente è una di quelle partite dove ci sono solo elogi da fare a tutti. Quando siete rimasti in priorità numerica è stato un atteggiamento voluto quello di piegare nella vostra metà campo oppure eravate costretti dalla pressione del Catanzaro? Ho preso una decisione che era quella di togliere un attaccante per mantenere 5 difensori, perché da lì a brevissimo loro, come è successo di fatto, avrebbero giocato con 4 attaccanti. Quindi giocando con un attaccante solo la palla non rimaneva su, non riuscivamo a mantenerla. Loro con un semplice giro palla arrivavano a tre quarti campo e chiaramente ci schiacciavano perché il Catanzaro è forte, è una buona squadra, ottimi giocatori. E noi dovevamo soffrire, a mio avviso era quella la partita da fare, siamo ben consci e consapevoli delle nostre qualità.
quel momento non c'era da soffrire, ma sarebbe stato così anche probabilmente se fossimo rimasti in 11. L'espulsione ha accentuato questa situazione. Vedete che da due sconfitte, insomma, adesso questa vittoria la riporta nel cuore, sicuramente per il cuore di tutto l'ambiente. Veramente quattro giorni fa ci ha ripreso a pochissimi minuti dal termine a Fondi, dove penso che meritassimo la vittoria, meritavamo la vittoria, quindi ci siamo certamente ripresi da una carenza solo di risultati, perché alla fine perdere 1-0 giocando 70 minuti in 10 contro Siracusa ci sta. Abbiamo perso 1-0 a Lecce, abbiamo perso 1-0 con Francavilla, quindi sempre rimanendo partita e dando fastidio a tutte le squadre, quindi comunque sempre, ripeto, con grande equilibrio nonostante la sconfitta. È d'accordo con la questa è la migliore partita della Rene di questa stagione? È stata una gran bella partita. Chiaro che il finale del risultato condiziona un po' tutti i giudizi, però certamente è stata una gran bella partita. Abbiamo fatto, a mio avviso, molto bene anche ad Agrigento, una partita buona anche con la Regina a inizio campionato, per cui è sicuramente fra le migliori, certo. Posto? Grazie.